amore. Va ora in onda Piazza Bovio 32, condotta da Marco Pesacane e la consulenza di Vincenzo Imperatore. Ben ritrovati a Piazza Bovio 32 con Marco Pesacane e Vincenzo Imperatore. Buongiorno a tutti. Allora, Vincenzo Imperatore, autore del libro Io so e ho le prove, così le banche imbrogliano il correntista, è un libro forte, un libro che denuncia tante irregolarità e che manifesta anche quanta disinformazione spesso abbiamo sul sistema bancario. Ed è proprio questo l'obiettivo di questa trasmissione qua, faremo un po' di informazione di cultura finanziaria. E ricordiamo subito, perché Piazza Bovio 32 si chiama questo programma? Perché Piazza Bovio 32 è l'indirizzo dove ha sede la vecchia Borsa Valori di Napoli. Di solito si parla di Piazza Affari, di Wall Street, noi abbiamo la nostra Piazza Bovio 32. Esatto, ed è proprio qui, nella nostra Piazza Bovio 32, che andremo a conoscere tutte le cose che bisogna sapere quando si ha un conto corrente, quando si ha a che fare con le banche. Oggi in particolare parleremo del profilo di rischio, che è una cosa, sembra una cosa magari sentita così, in realtà nasconde un mondo. In realtà nasconde un bel po' di insidie. Cercheremo di dare qualche consiglio ai nostri radioascoltatori per difendersi dalla manipolazione del profilo di rischio. E allora restate con noi che fra pochissimo parliamo e scopriamo cos'è il profilo di rischio. State ascoltando? Piazza Bovio 32, condotta da Marco Pesacane e la consulenza di Vincenzo Imperatore. Questa è Piazza Bovio 32 con Marco Pesacane, Vincenzo Imperatore, e parliamo di banche, parliamo degli inganni delle banche. In questa nostra prima puntata parleremo del profilo di rischio. Prima però, giusto per ricordare i nostri amici all'ascolto, ricordiamo Vincenzo Imperatore, ex dirigente bancario, che oggi possiamo dire dall'altro lato della staccionata, della barricata. Da circa 2 anni e mezzo, sì, io sono il fondatore e il CEO di una società di consulenza aziendale, In Mind Consulting, che tra le altre cose si interessa anche della difesa dei clienti, soprattutto imprese, dagli abusi bancari. Ecco, e quindi da ex dirigente bancario tu sai perfettamente quali sono il nemico, come si muove. Come si muove, quindi sei un generale perfetto, insomma, per questa battaglia. Perché oggi parliamo del profilo di rischio? Parliamo del profilo di rischio perché io non ne ero a conoscenza, non sapevo di averne uno, ne ho uno anche io, lo avete tutti. È un profilo che hanno le banche dei propri correntisti, che delineano le caratteristiche, giusto, dei correntisti. Che cosa c'è scritto in realtà in questo profilo di rischio e soprattutto che utilizzo ne fa la banca? Allora Marco, il profilo di rischio non è altro che la fotografia dell'investitore, del risparmiatore. Chiunque puoi avere 100 euro depositati, non credo sia il tuo caso, così come milioni di euro, e quello è l'augurio che ti faccio. Tutti dobbiamo avere questa fotografia, cioè l'istituto bancario, in base ad una legge che è la cosiddetta MiFID, Marketing Financial Instruments Directive, è entrata in vigore nel 2007, deve tracciare le caratteristiche dell'investitore, okay. Cioè se sei portato per gli investimenti a basso rischio, se sei portato per gli investimenti in titoli azionari, se conosci il mercato degli strumenti finanziari speculativi, derivati, eccetera, e soprattutto se sei consapevole che con quel profilo di rischio che viene delineato tu puoi andare incontro ad una perdita del tuo capitale di X%. Ok, quindi è uno strumento che hanno le banche per capire come gestire i propri clienti, cosa vendere, cosa non vendere, e chi può permettersi quello piuttosto che quell'altro? Paradossalmente è uno strumento nato appunto da una direttiva comunitaria, entrata in vigore per tutelare il consumatore bancario. È un paradosso. Cioè, io per tutelarti devo sapere tu a cosa sei abituato a comprare, cosa vorresti comprare in banca. Ok, invece non viene usato per questo, per cosa viene usato? Viene manipolato sistematicamente attraverso un test di adeguatezza, si chiama così, un questionario che viene sottoposto al risparmiatore, dove le rispostine, poi le vediamo successivamente, vengono baffate dal collega in banca. Perché a me la domanda che
che mi stai venendo. Io non l'ho fatto questo, cioè non ho risposto, non ricordo di averlo fatto. Ricordo di aver firmato tante carte. Non sai, ma quella fotografia ti è stata fatta. Sì, eh. Sai che profilo hanno preso, perché io sinistro un po' bruttino. Sarà un po' sfocata, ma non è la tua fotografia sicura, ma te l'hanno fatta. Quindi praticamente ciò che dovrebbe tutelare il risparmiatore in realtà viene utilizzato dalla banca per affibbiare, per vendere, cioè che ti devono creare un profilo tale per cui se domattina ti devono vendere un'obbligazione strutturata, se domattina ti devono vendere un'azione, se domattina ti devono vendere una polizza assicurativa, okay, se domattina ti devono vendere un derivato, sa quanta roba che vendono, per non parlare dei televisori, i tapis roulant, eccetera eccetera, poi verrà il momento in cui ne parleremo, devono sapere che tu quelle cose là le conosci, altrimenti non te le possono vendere. Anche se io non le conosco. No, tu sicuro non le conosci, però non sai che là sopra. Quindi è per giustificare una cosa agli alti livelli della banca. Anche davanti a un giudice, no? Se io domani mattina vado a contestare che non avevo mai comprato uno strumento derivato e non ero un operatore qualificato, ma davanti a un giudice portano un profilo di rischio, magari rinnovato anno per anno, dove tu consapevolmente metti la firma e dici di essere quella persona là, e faccio fatica a pensare che un giudice possa pensare che tu sei un incapace e che anno per anno metti sta firma e non sai, insomma, che... Io ora vorrei sapere quanti dei nostri ascoltatori sapevano già dell'esistenza del profilo di rischio. Sarebbe interessante, perché se entro poi in banca, vado dal mio direttore e chiedo: scusi, posso vedere il mio profilo di rischio? Che risposta ho? Troverai un po' di resistenza emotiva inizialmente. Trovi una resistenza emotiva perché tentano di non fartelo vedere, ma è un tuo diritto. Con un no più insistente riesci a vedere il tuo profilo di rischio. Anzi, lanciamo, e dopo ne parliamo, una vera e propria class action virtuale dai microfoni di Radio Amore Napoli, invitando i radioascoltatori ad andare domattina a vedersi il proprio profilo di rischio. Ok, perché è importante, perché bisogna capire che tipo di fotografia abbiamo. Chi sono io? Per voi. E la possiamo modificare. E la possiamo modificare seduta stante, con le caratteristiche che poi realmente quando ti fanno vedere la foto ti rendi conto che non sei tu. Ecco. Ma magari mi facessero più bello, insomma, Di solito ti fanno più brutto. Lo so, perché quando se devi far comodo, stranamente risulti sempre un pochino più brutto. Fra pochissimo entriamo ancora un po' più nel dettaglio di questo profilo di rischio e vi rinnoveremo l'invito a controllare il vostro, a capire che cos'è e realmente che cosa potete fare. Continuiamo fra pochissimo. State ascoltando? Piazza Bovio 32, condotta da Marco Pesacane e la consulenza di Vincenzo Imperatore. Ben ritrovati a Piazza Bovio 32, dove parliamo di banche, parliamo di come tutelarsi dagli inganni delle banche. Io sono Marco Pesacane, c'è sempre Vincenzo Imperatore con voi, che ci dà le giuste informazioni. Stavamo parlando poco fa del profilo di rischio, questo profilo che esiste su ognuno di noi se abbiamo un conto corrente, dove ci sono delle informazioni che dovrebbero tutelarci e invece vengono utilizzate per venderci senza molte regole qualsiasi cosa la banca abbia da offrire a nostra insaputa anche. Io però sono curioso, dato che abbiamo capito che questo profilo di rischio, questo questionario esiste anche se noi un correntista non l'ha mai fatto. Come è fatto in realtà? Cioè, questo questionario di cosa è composto, Vincenzo? Marco, semplificando, questo questionario, ho detto anche test di appropriatezza, praticamente sono 5-6 domande che modulano il test sulla base di un crescente grado di rischio del prodotto finanziario che tu dovresti conoscere. Mi spiego meglio. Okay. La prima domanda è: caro Marco, ma tu hai mai investito in titoli di Stato? Sai come funzionano i titoli di Stato? La mia risposta sarebbe stata no. Ma non lo sai, hai risposto di sì. No, non ci credo. No, hai risposto di sì sicuro, Marco. Seconda domanda: caro Marco, ma tu hai mai investito in obbligazioni strutturate? Sai come si muove il mercato? Non so nemmeno cosa sono le obbligazioni strutturate. Non lo sai, ma hai risposto di sì anche a quella domanda. Terza domanda: caro Marco, tu conosci il mercato dei titoli azionari? Sai i rischi che si corrono di fronte all'acquisto di un'azione? Mi ha sempre incuriosito il mercato dei titoli azionari, ma non ho mai capito che cosa è fatto. Non lo sai, caro Marco, ma anche lì hai risposto di sì. Ma la cosa più subito la viene alla quarta domanda, là dove dico: caro Marco, tu hai mai investito in strumenti finanziari speculativi, tipo derivati, e già la parola ti fa venire in mente, che ne so, il latte. Infatti, stavo pensando a quello. Tu non lo sai, ma lì non hai risposto sì. Ah, no? Sarebbe il massimo, perché le risposte sono quattro: sì, no,
no, ma lo conosco, no, non lo conosco. Tu hai risposto no perché non hai mai investito, no, ma lo conosci, quindi se domattina io te lo devo vendere, io banca te lo devo vendere, tu già lo conoscevi quel prodotto là. E quindi a maggior ragione, non avendolo mai fatto, potrei essere tentato a farlo. Potresti essere tentato a farlo. Anche se... Non so nulla di sta la storia. La baffatura è quella conveniente per la banca. La banca ha baffato, no, ma la conosco. E sono tutti baffati così? Cioè, è possibile che questi profili di rischio sono tutti uguali? Quando dico tutto, mi riferisco ad una elevatissima percentuale, 80-85%, okay. È così. Poi esiste quel 15% di clientela evoluta che si siede e si dice, mo me lo faccio io. E non salta comunque all'occhio a nessuno che tutti questi test, è un po' improbabile che siano tutti uguali. Caro Marco, salta alla testa tutti i reclami e tutte le schifezze che in questi ultimi 20 anni il sistema bancario ha venduto al popolo dei risparmiatori. Prova a chiedere in giro, ma anzi lo proponiamo ai nostri radioascoltatori, proviamo a chiedere se si sono ritrovati ad acquistare un prodotto presentato in una maniera diversa, con caratteristiche completamente diverse. Beh, lì è avvenuto solo perché hanno avuto la possibilità di manipolare il profilo di rischio. Correggimi sempre se sbaglio, profilo di rischio uguale paracadute per la banca. Paracadute per la banca, domani... Giustifica della mamma il giorno dopo, non sono andato a scuola. Ma tu lo sapevi. L'ultimissima domanda, c'è un'ultimissima domanda nel profilo che dice: sulla base delle risposte che mi hai dato, sì, qui caro Marco Pesacane, conosci i titoli di Stato? Guarda, sono un economista. Tu lo sai che questo profilo potrebbe evidenziare una perdita del tuo capitale fino al 60%? Tu non lo sai, ma hai risposto anche sì lì. Cioè, aspetta, tu mi stai dicendo che posso perdere il 60%? E tu mi filmi, mi baffi e mi filmi il sì. Sono un pirla, ci ho firmato sì, scusami. Per la mia uscita spontanea, chiedo scusa. Sei poco preparato. Questo sicuramente. Però vedi, questo ci aiuta a capire quanto noi non sappiamo di quello che succede in una banca quando noi andiamo a depositare anche cifre molto basse. Sì, i profili sono 4: prudente o cauto, bilanciato, aggressivo, dinamico. Una statistica effettuata nella mia vecchia banca durante gli anni 2000-2008 evidenziò che l'80-85% dei profili partiva dal bilanciato in su, cioè di prudenti e cauti c'erano ben pochi. Veramente pochi. E l'Italia è il paese invece delle formichine, il paese degli investitori abituati ai titoli di Stato, agli investimenti a basso rischio. Però avevano tutti questo profilo alto, perché se ti dovevo rifilare il prodotto finanziario spazzatura ero tutelato e avevo il mio paracadute. Perfetto, abbiamo capito cos'è il profilo di rischio, l'ho capito anch'io, so di sapere delle cose che in realtà non so. Magari tante persone all'ascolto adesso stanno pensando alla mia stessa cosa. Che cosa posso fare per evitare che tutto questo possa andare contro di me? Forniamo un vero e proprio to do in 3 punti da dare ai radioascoltatori. Allora, andiamo in banca e andiamo a chiedere di verificare il nostro profilo di rischio. Okay. Incontreremo sicuramente una piccola resistenza emotiva. Non ci dobbiamo, far ingannare da questa resistenza emotiva. Magari un po' i muscolari lo fanno sempre i bancari. Dobbiamo dire che è un nostro diritto e lo vogliamo vedere. Magari ci invitano ad andare il giorno successivo. E noi con tanta pazienza andremo il giorno successivo. Appena lo vediamo e ci rendiamo conto che non è la nostra fotografia, perché abbiamo risposto sì laddove non sappiamo assolutamente di cosa parliamo, invitiamo a modificarlo. Modificandolo secondo le nostre caratteristiche. Ok, quelle vere. Togliamo dalle mani la possibilità di offrire e vendere alle banche in futuro i prodotti che il cliente non avrebbe mai voluto acquistare. Ok, quindi è questo quello che dobbiamo fare per evitare di comprare cose che in realtà non ci servono assolutamente e di non ritrovarci nella situazione di dire: oh, io mi sono ritrovato a sta cosa comprata, non la volevo e quant'altro, e la banca può dire: no, non è vero, tu sapevi perfettamente che cosa hai comprato perché me l'hai scritto qua quando abbiamo firmato tutte le carte che c'erano da firmare. Benissimo. Quindi ragazzi, mi raccomando, è molto importante conoscere cosa siamo in banca, chi siamo in banca. Il profilo di rischio ce lo dice, quindi domani andiamo in banca o anche adesso se avete tempo e andiamo a chiedere cos'è il profilo di rischio. Piazza Bovio 32, condotta da Marco Pesacane e la consulenza di Vincenzo Imperatore.
Siamo arrivati alla conclusione di questa puntata di Piazza Bobbio 32. Oggi abbiamo parlato del profilo di rischio. Abbiamo capito che il profilo di rischio è una nostra fotografia che ha la banca, che il più delle volte, oltre l'80%, giusto Vincenzo? Sì. Non ci rispecchia per la realtà, ed è un profilo che viene usato dalla banca per poterci vendere delle cose e avere una giustificazione valida per poterci vendere delle cose che potrebbero anche danneggiarci. L'abbiamo detto, possiamo ritrovarci anche con il 60% del nostro conto corrente andato in fumo. Quindi ricordiamo cosa bisogna fare, Vincenzo. Allora, andare in banca, chiedere di verificare il profilo di rischio, si incontrerà una resistenza emotiva, essere insistenti. Una volta verificato il profilo di rischio e resosi conto il cliente che non è la sua fotografia, chiederlo di modificarlo secondo le proprie caratteristiche. A quel punto là lo firma e quella banca non avrà più tra le mani lo strumento per poter dire: decidiamo noi tu che ne sai di un titolo di Stato, decidiamo noi tu che ne sai di un'obbligazione, decidiamo noi tu che ne sai di un derivato. Perfetto, quindi la cosa importante da fare, però, ragazzi, signori, donne, uomini all'ascolto, è fare. Adesso non c'è più modo di aspettare che qualcuno venga e ci salvi. Iniziamo a salvarci anche noi, poi magari un aiuto dall'alto ci arriva, però bisogna iniziare a fare. Marco, come ti dicevo prima, in un momento in cui si parla di impresentabili, molto spesso gli impresentabili in questo paese siamo noi. In questo paese siamo sempre più abituati a pensare che la responsabilità dello status quo sia dell'altro, mai nostro, se siamo di qualcun altro. E molto spesso il cambiamento passa attraverso noi, altrimenti non dobbiamo lamentarci. Quindi andiamo, reagiamo, mobilitiamoci, altrimenti noi non possiamo dire: ma io non sapevo. Adesso lo sapete, ve lo stiamo dicendo in tutti i modi: esiste un libro, esiste un programma radiofonico, esiste anche una mail a cui potete scrivere le vostre domande, i vostri episodi, potete raccontarci anche la vostra storia. Sarà nostra cura ovviamente mantenere assolutamente l'anonimato, ma grazie alle vostre storie, grazie alle cose che avete affrontato in banca, possiamo dare nuovi consigli, possiamo darvi una mano a risolvere i vostri problemi, possiamo, se non altro, darvi delle informazioni che purtroppo, per un motivo o per un altro, non abbiamo e che dovremmo avere. E la mail è piazzabovio32@radioamorenapoli.it. piazzabovio32@radioamorenapoli.it. Per questa puntata è tutto, grazie a Vincenzo Imperatore. Grazie a voi. Io sono Marco Pesacane, ci ritroviamo sempre qui su Radio Amore, sempre a Piazza Bovio 32. Avete ascoltato Piazza Bovio 32, condotta da Marco Pesacane e la consulenza di Vincenzo Imperatore.